Eccoci qua nuovamente in area YouTube del convento di Nato. Vi ho spaventato, vero ragazze? Eravate distratte un attimo e ho urlato un po' troppo. Avete ragione, avete ragione. Non volevo farmi prendere uno spavento anche perché siete qua nel boschetto, stavate passeggiando allegramente e a un certo punto una di voi ha deciso di sposarsi, così. Così, uno a caso che non riusciamo neanche a capire chi è, proprio non ci sono segnali che ci dicono chi è. Siete? No, è lui. Ragazzi, me lo dite tutti insieme come si chiama la sposa? Roberta! Roberta, e da dove viene Roberta? Da Breguzzo! E dov'è Breguzzo? Dione di Trento! Dione di Trento, allora Roberta da Breguzzo si sposa, fatele un applauso! Fantastica, contentissima, tra l'altro ha deciso proprio 3 secondi fa, Ecco qua mentre passeggiava nei boschetto di Trento, così ti è venuto un pensiero, ha detto quasi quasi mi sposo chi? Alessandro. Dillo al microfono che... Alessandro, te lo ricordi il nome? Sì. Alessandro, ok. E cosa ti ha colpito di questo Alessandro per far sì che lo sposassi? Non entriamo nei particolari, forse i tronchi dietro possono rimembrare quel particolare che ti ha colpito? Giusto, ecco qua Roberta si sposa per il tronco di Alessandro. Fatta questo amore, un applauso. Questo è vero amore, sono quelle storie che si sentono proprio nelle favole, eh? Sì. Giusto. Roberta, sei qua con le tue amiche, sono le testimoni? Lei, io. Lei. Tu testimoni che è la testimone, cioè sei la testimone. Me le presenti le tue amiche, Roberta? Arianna, eccola qui. La Giusy e l'altra amica? Carla. Ah, la Carla, ecco. La Carla è il piatto forte della serata, sì. La nostra amica Carla. Che bello. Chi fa la testimone anche la Carla? No, solo... Solo lei. Ok, solo lei. Lei è il nostro autista. Faccio da padre. La Carla è la... Padre. C'è il pubblico fuori che vuole entrare, non vedo l'ora di entrare e sentirvi cantare proprio, è una cosa... Che fai? L'hai invitato te? Attenzione. Non lo vogliamo! Non lo volete? No! Canta bene? Canta tu anche, Ecco qua, vediamo, ecco qua, il fans che riesce a entrare, ecco qua, il fans, buttati dentro che lei... Attenzione, arrivano tutti i fans per voi. Attenzione, una pioggia di fans, incredibile. Hanno sfondato le transenne perché sanno che Roberta canta benissimo. Eccoci qua, sono in delirio, ragazzi, più in delirio. Fatemi il fans in delirio. No, tu non sei il fans, Carla. Sono loro i fans. Fatemi i fans. Si sposa la Roberta. Vedi, sono talmente fans che sanno tutto della tua vita, Ecco qua, ha detto che ci sono dei prodotti tipici qua nel boschetto. Ecco qua, va bene, attenzione. Cosa cantate? Cosa avete deciso di cantare? Gianna Nannini, ok. Gianna Nannini. Siete pronti? I fans canteranno con voi. Non prendermi la mazzata col microfono, però. Cantiamo insieme e canta tu. Eccola, Carla. Che fai? Ecco, Carla ha deciso di cantare con la nostra fans, non capisco il perché di questa decisione, però ci siamo, dedicato a Carla e il nostro fans Matteo. Vedo impossibile non riaprire il tuo cranio, vedo incredibile non riaprire l'amore. Con gli occhi miei mi danno attorno a tornare.
quanto forte forte ti vorrei, sì. Continuate con l'applauso, continuate con l'applauso, perché siete state bravissime. Poi abbiamo avuto qua il nostro bello impossibile, Carla, Matteo, e la dedichiamo ad Alessandro, giusto? Alessandro, si chiama Alessandro? Sì. Ah, ok. E detto anche il tronco del paese, come si chiama il tronco del paese? Di che fai, scusi? Berluzzo? Ah, ecco qua Alessandro, il tronco di Breguzzo, perché per chi non lo sapesse, la nostra Roberta si è innamorata di lui per il suo tronco. Un applauso, ragazze! Ciao!